Convegno, sono cavalli affidati ai gentlemen. Il forfè di Tuono Cross, ne rimangono in 9, solo Caff, Zinco, Ubi Meio, Regal, Cesar Starlight, che è il più gettonato, Marlon Noemme, Theodore Griff, Zoe De Veltri. Zona Jet in seconda con utile OP. Mezzo meccanico in movimento. Andreas Varese alle redini lunghe. Arretrato Marlon Noemme, imitato da Zoe De Veltri e Theodore Griff. Zoe De Veltri riesce però a riportarsi sotto le ali. Ed è proprio Zoe De Veltri che l'ha presa proprio giusta, il Bunnix Baffo d'Oro, e va al comando nei confronti di Zinco. Completamento del lancio, 13-2. E siamo al completamento, la piegata con Zinco che fa un dentro e fuori, nelle prime posizioni Ubi Maio Regal. Si completa la piegata e per il momento la Zoe corre al comando. 29-1 i 400, viene via utile OP, e utile si presenta su Zoe che deve ripartire. Terza ruota per Theodore Griff, che poi non è una terza ruota perché siamo nel rettilineo. 43-7-600 e Theodore Griff con il buon Franco insiste, scavalca utile OP e va a diretto contatto con la Zoe De Veltri. Mezzo miglio, 58-8 da 1:13.5. Zoe ricarica un po' le batterie perché Theodore Griff per il momento si adegua alla pariglia. Si fa notare ora Cesar Starlight che punta in avanti. Chilometro in 1:13.8, si beve tutti Cesar Starlight, si beve il gruppo, il gallo, vuol cantare a palo lontano, passa Cesar Starlight e si trascina zona jet, gli altri scompaiono. Viene via bene anche Marlon Noemme, cioè gli attendisti, quelli che hanno attesi per gli altri, che maledetta c'era. Un po' di anticipo, retta d'arrivo Cesar al comando, ma la zona insiste, è cattivo Iaccarino, si unisce Marlon, tre cavalli insiste a Marlon, ma passa la zona, palo vicino, zona jet, si salva probabilmente di un niente da Marlon Noemme. 1:58, 1:13.8, corsa al contrario. Gli altri hanno lottato prima, che fretta c'era, gli altri, le attendisti, hanno fatto piazza pulita nei primi tre posti. Chi ha saputo attendere, chi ha avuto freddezza, alla fine è stato premiato, e soprattutto Iaccarino e Farina che si sono giocati la vittoria con la zona jet che proprio sul palo, vedete, probabilmente si salva dall'avversario. Però dati i minimi distacchi, attendiamo sempre il giudice d'arrivo, l'arrivo lo fa il giudice, la giuria, non lo zio, lì nello studio.